ricerca concettuale, anche la ricerca narrativa di grande valore. Si dà a letto, ha raccolto moltissime testimonianze, tutte queste testimonianze sono anche nel suo libro di ricerca, e sono due interviste a una giovane scrittrice che a sua volta è stata guidata da questo tipo di ricerca, da questo parole chiave, che è Maddalena Fiedler, che è stato un bellissimo romanzo che ci ha molto stimolato nel confronto di tua madre. E poi una professoressa, una femminista, si definisce lei, una storica del folklore, della tradizione, una medievista, che è la professoressa Kindle. E da questo è nata una storia a fumetti, in realtà è una storia di storie, come giustamente scritto nel suo titolo, una storia di due confini, e è anche una saga che attraversa un secolo di storia del Sud Tirolo. Era un luogo molto difficile, complesso, e Silvia è riuscita a restituire questa complessità raccontando bene, con parole e immagini. Grazie, professoressa Giovelli, grazie mille. Allora, il mio progetto si intitola Stadas, con questo sottotitolo Storia di lingua e confini. E Stadas è una parola latina che significa appunto confine, e nello specifico indica una striscia d'erba non falciata che fa da confine tra due lati d'asfalcio. Il progetto è un racconto a fumetti che attraversa le complicate e travagliate vicissitudini storiche del Sud Tirolo negli ultimi cent'anni, proponendo una riflessione sul significato di appartenenza, sul senso di appartenenza e sul rapporto tra lingua, luogo e identità. La necessità di esplorare questo tema nasce appunto da una duplice necessità, innanzitutto personale, di capire quali siano gli elementi che compongono l'identità, ma è una riflessione che si pone poi in un contesto storico e territoriale, quello del Sud Tirolo, molto particolare, essendo questa una terra che è stata attraversata da un passato di forti conflitti etnici e identitari. Infatti il Sud Tirolo è passato, all'inizio del 1900, è passato dall'essere parte di un impero multietnico, quello austro-ungarico, dove il senso di appartenenza non era dato da un'uniformità di lingua e cultura, è diventato terra di conquista e di confine dell'Italia. E la popolazione tedescofona si è ritrovata ad essere una minoranza all'interno di questo nuovo regno, insieme a una terza popolazione, un terzo gruppo etnico, quello ladino, che si può considerare una minoranza nella minoranza, ed è stato tra l'altro lungamente nella sua etnicità ignorato e addirittura negato. Quindi da questo contesto storico e da questi conflitti etnici e linguistici nasce quello che è il racconto poi all'interno del mio fumetto, anche perché queste vicende storiche hanno ancora oggi delle forti ripercussioni sulle dinamiche sociali della popolazione del Sud Tirolo oggi. Infatti il tema identitario è molto presente nel discorso pubblico. A tal proposito appunto vorrei riportare questa frase che si trova su un'installazione permanente in una delle piazze principali della città di Bolzano, che recita: sempre questa domanda, che cosa mi sento? Non si può semplicemente essere quello che si è? Perché penso che almeno una volta nella vita ogni sudtirolese sia stato confrontato con la domanda: che cosa ti senti, che cosa sei, italiano, tedesco, ladino, e con questo bisogno di essere sempre, bisogno esterno di essere sempre inquadrato in una delle tre categorie principali. E appunto questo discorso identitario nel discorso pubblico è molto spesso raccontato in modo fortemente polarizzato ancora, dove si tende a inserire una o l'altra o un gruppo linguistico in toto nella categoria o di oppressi o di oppressori o di amici o nemici. Questa retorica polarizzata
evitare quando sono andata ad affrontare il tema, e avevo da gestire anche una grossa mole di materiale storico, e per evitare questa narrazione polarizzata ho deciso di suddividere la mia storia a fumetti in episodi. Sostanzialmente ho strutturato un racconto corale dove ogni episodio è raccontato da un personaggio diverso e attraverso un momento diverso, o racconto comunque un episodio diverso della storia del Sud Tirolo che io trovavo particolarmente determinante per raccontare sia quelli che sono i conflitti tra i gruppi linguistici, ma anche e soprattutto quello che può essere stato il conflitto interiore dell'individuo all'interno di queste dinamiche della storia e di questi conflitti etnici e identitari. Quindi ho diviso la mia narrazione in capitoli storici, partendo dal 1922, dalla presa di potere del fascismo e quindi dall'italianizzazione forzata dell'Alto Adige, fino ad arrivare all'annuncio delle opzioni, che furono un accordo tra Hitler e Mussolini volto appunto a risolvere questa questione sul tirolese, dove la popolazione fu costretta a una non scelta, ovvero mantenere la propria lingua e cultura e identità tedesca, ma emigrare forzatamente nel Reich perdendo la cittadinanza, oppure mantenere la propria casa, restare sul proprio territorio, ma rinunciare completamente alla propria identità culturale. Questo capitolo è raccontato attraverso gli occhi di Lena, una giovane maestra nelle scuole catacomba, nelle catacombe Schule, che erano le scuole clandestine di tedesco che nacquero in periodo fascista. E Lena decide di restare, a differenza di suo fratello che decide di partire, perché appunto le opzioni provocarono questa grossa frattura non solo nella società per intero sul tirolese, ma proprio nelle singole famiglie che si divisero in questa scelta. Il secondo capitolo quindi racconta il ritorno del fratello verso casa. Alla fine della guerra molti degli optanti, come si chiamano quelli che emigrarono, molti degli optanti si ritrovarono sfollati e soprattutto apolidi e dovettero intraprendere una lunga strada verso casa a piedi, attraversando le Alpi, sperando di venire riaccolti, poi di trovare qualcuno che li potesse riaccogliere. E qui le immagini sono accompagnate da un monologo interiore del fratello che cerca di spiegare alla sorella quali erano stati i motivi della sua scelta. Dopodiché il terzo capitolo ci porta più avanti, fa un salto temporale più lungo e ci porta all'inizio degli anni 60, che vede l'inizio dei moti autonomisti in Sud Tirolo, i cosiddetti anni delle bombe, che furono un periodo di quasi 20 anni, che videro susseguirsi diversi attentati di diversa matrice, ed è un periodo storico che ancora fortemente polarizza la popolazione, anche questo perché da alcuni sono visti come appunto delle azioni di affermazione identitaria e di autonomia, mentre per un'altra parte della popolazione sono dei violenti attacchi, che sono considerati dei violenti attacchi terroristici. In queste pagine io ho deciso di raccontare la Feuernacht, la notte dei fuochi, che è un episodio del giugno del 61, che è quello che dà il via, diciamo, a questa stagione di attentati, dove furono fatti esplodere circa 40 tralicci lungo tutta la strada, e contemporaneamente fu un'azione anche molto spettacolare, bisogna dire. Ed ebbe il merito, comunque, questi attentati ebbero il merito di attirare l'attenzione internazionale sulla questione del Sud Tirolo, che anche dopo la guerra vedeva comunque una situazione di forte disparità tra i gruppi linguistici e una politica da parte dello Stato italiano che è stata definita, mi sento abbastanza d'accordo a definire, coloniale per molti aspetti. Quindi grazie anche a questi attentati si portò l'attenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla questione e si
riuscì dopo lunghe trattative a trovare un accordo che è sostanzialmente l'attuale statuto di autonomia, che subì diverse modifiche dal 72 ad oggi, ma a grandi linee è quello che è oggi. Un altro momento che io ho considerato centrale e importante per la storia dell'Alto Adige è il 1981, quando viene introdotto l'obbligo di dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. Questo momento ho scelto di raccontarlo attraverso la voce di Alexander Lange, che fu il più autorevole e ostinato oppositore di questa scelta, di questa norma, che sostanzialmente impone ancora oggi al compimento del 18° anno d'età di scegliere di dichiarare l'appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici riconosciuti dalla provincia, italiano, tedesco e ladino. Già dagli anni 70 esistevano delle norme, la cosiddetta proporzionale etnica, che era volta a regolamentare l'accesso al pubblico, ai pubblici uffici in base alla proporzione etnica della popolazione, in base alla distribuzione etnica della popolazione, solo che non era vincolante, non era obbligatorio dichiararsi, era solo volto all'accesso ai pubblici uffici, mentre dall'81 questa dichiarazione diventa vincolante e obbligatoria, e quello che Alexander Langer criticava è che questa norma avrebbe portato alla costruzione di una società divisa in gabbie etnico-linguistiche in base ai non comunicanti, cosa che in effetti in buona parte è accaduta. Un ottimo esempio che riporto qui è la divisione delle scuole. Le scuole sono divise in base al gruppo linguistico di appartenenza. Questi racconti storici sono poi intermezzati da alcune riflessioni su due termini, Heimat e Heimweh, che sono due termini tedeschi intraducibili, anche se erroneamente vengono tradotti come patria e nostalgia, ma Heimat è più della patria, è il luogo del cuore, e la Heimweh è l'assenza di questa, che provoca una nostalgia, che provoca dolore, infatti fu per molto tempo considerata una patologia. L'ultima parte poi del fumetto parte dal ragionamento sulla parola unheimlich, che come le due precedenti contiene la radice heim, quindi domestico. Heimlich però vuol dire anche segreto. Unheimlich, col prefisso di negazione che lo precede, è qualcosa di familiare, che non è più segreto e quindi perde la sua familiarità e diventa inquietante, che è come solitamente si traduce unheimlich. Ho voluto legare questa parola all'ultimo passaggio del fumetto, dove il mio focus si sposta dal legame tra identità e lingua al legame tra identità e territorio, perché il territorio del Sud Tirolo ha subito negli ultimi anni delle fortissime mutazioni dovute principalmente all'industria del turismo di massa, che lo ha reso unheimlich, per l'appunto, non più familiare, lo ha mutato profondamente. E da questa osservazione sono partita poi per, diciamo, quella che è la mia osservazione finale, ovvero che se nel corso del Novecento il senso di appartenenza, la centralità del senso di appartenenza è stata spostata dai nazionalismi su un'uniformità di lingua e cultura all'interno di un territorio, mi sono chiesta se non sia possibile far tornare il focus su ciò che più autenticamente accomuna una popolazione che abita uno spazio, ovvero il territorio e la cura di esso. Quindi ripartire da un'identità che non è basata su ciò che ci differenzia, su quelle che sono le nostre differenze linguistiche e culturali, ma su quello che ci accomuna, appunto, lo spazio che occupiamo. Questa è la mia conclusione. Quindi sottolineare un lavoro maturo, attento e preciso,
da sé man mano che procedevo nella progettazione della storia, perché appunto per me era importante che non sembrasse una voce sola questo racconto, perché anzi molto spesso mi sono sentita un po' trattenuta dicendo forse sto prendendo troppo la parte di un lato o dell'altro, quindi per questo ho voluto anche fare queste variazioni che penso che siano più comprensibili come quando si legge la storia, perché diciamo che la tipografia a mano, lo stampatello e la mia scrittura sono la voce narrante del personaggio di quel capitolo. Ciò che è inserito a tipografia, ad esempio qui oppure quella nero su bianco su nero, sono quando lo si legge come delle voci esterne e soprattutto sono dei testi autentici. Il primo è il testo con cui fu annunciato l'accordo delle opzioni e il secondo è il comunicato del Comitato per la Liberazione dell'Alto Adige, il PAS, subito dopo l'attentato del 61. E il colore l'ho riservato, allora il colore inizialmente l'avevo riservato per le parti etimologiche, come le chiamo io, e man mano che si procede nel racconto, il racconto storico e quello etimologico si fonde da un certo punto di vista. Ad esempio, nelle ultime pagine ho voluto riportare qui, sono gli stessi luoghi e la stessa casa, la stessa abitazione del primo capitolo. Per questo ho riutilizzato la stessa tecnica anche, ma ho voluto inserirci degli elementi a colori appunto per una questione di continuità di linea temporale. Esatto, una proiezione temporale. Perché hai risposto e molto di più. Sì. Ma niente, non è una domanda che devo fare, sono dei complimenti. Tra l'altro, ho vissuto 25 anni in Trentino, ho conosciuto Alexander Lager e ho seguito parecchie tesi su Lager e veramente credo che lei abbia colto un aspetto incredibilmente vivo della questione, anche se non è una giustificazione. Politici locali hanno bisogno di quelle divisioni per poter giustificare i soldi che spendono per gli investimenti nelle scuole, per il mantenimento delle biblioteche e di altre istituzioni che dovrebbero salvaguardare l'identità. Io penso che al di là di quello, io penso che alcune divisioni, specialmente negli anni 70, siano state davvero funzionali a mantenere la pace nella popolazione, come Langer giustamente diceva, ci è mancato poco che il Sud Tirolo fosse un'altra Sarajevo, insomma, un'altra Est Europa e Sud Italia. C'è tutto purtroppo un argomento sempre all'ordine del giorno. Esatto, ed è un argomento, ed è proprio il tarlo del nazionalismo quello che ci porta a non riuscire a percepire una condivisione dello spazio che va oltre una categorizzazione etnico-culturale. Anche perché i suoi argomenti molte volte sono intesi come leghismo, no, e Langer aveva ragione quando parlava di una società di gabbie, e penso che ci sia adesso, sì, infatti si è ucciso. Diciamo che è molto giovane, la storia del Sud Tirolo è giovanissima. L'ultima formulazione dello statuto di autonomia del 92 è di ieri, è praticamente la metà. E penso che adesso si riescano a vedere nella società dei cambiamenti in una direzione più interetnica, come appunto diceva Langer. Ma quando lui nell'81 diceva quelle cose, poco dopo ha fondato il primo partito interetnico, il gruppo era l'eresia. E pensare che è solo ieri, penso che dovrebbe ricordarci che è bene evitare che sia anche domani, diciamo questo. Io avrei mille cose da chiedere, mi fa tantissimo, perché ho una tesi importante, prima di che stiamo vivendo oggi, non solo domani, ieri, quindi non ho grazie da avere.
per pubblicarlo. Allora, quindi la lascio direttamente lì. È un po' giusto di discutere tra noi. Grazie mille. Grazie.